tutto pur di evitare un governo del presidente. Ultimo lunedì di consultazioni, poi il dado sarà tratto. Il presidente della Repubblica comunicherà le sue decisioni. Due le possibilità che si profilano per un superamento dell'impasse in cui è piombata l'Italia dopo le elezioni politiche. Un esecutivo del presidente, di fatto un governo di tecnici, oppure un governo politico frutto dell'accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma con un presidente del Consiglio terzo e Forza Italia fuori dai giochi. Quest'ultima soluzione, caldeggiata domenica dal leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sarebbe l'estrema ratio dei partiti che hanno preso più voti di essere titolari almeno dei ministeri. Resta però da capire chi, tra i diversi nomi spuntati nel toto Presidente del Consiglio, gli economisti Lucrezia Reichlin, Tito Boerio, Enrico Giovannini, giuristi Sabino Cassese e Paola Severino tra gli altri, accetterebbe di guidare un governo Movimento 5 Stelle e Lega. In uno scenario di trattative estasi c'è un'unica certezza: a 2 mesi dal voto il Colle non darà altro tempo ai partiti restati ostaggio di veti incrociati e distanze politiche.